I Sassoni erano un'antica tribù germanica proveniente dalle regioni che comprendono le attuali Germania e Danimarca, che ha svolto un ruolo fondamentale nella storia dell'Europa occidentale. La loro migrazione, il loro insediamento e la loro influenza hanno plasmato il paesaggio culturale, politico e sociale della regione nel corso dei secoli. Dalle prime testimonianze classiche all'invasione della Britannia e alla cristianizzazione, i Sassoni hanno lasciato un'eredità che si fa sentire ancora oggi. Le origini sassoni possono essere fatte risalire alle tribù germaniche che vivevano nel nord Europa durante l'antichità e l'alto medioevo. I sassoni si stabilirono inizialmente in quelle che oggi sono la Germania settentrionale e la Danimarca meridionale. Il nome sassone è spesso associato alla parola seax, che significa una sorta di coltello o spada corta che era un'arma distintiva di queste tribù. I primi riferimenti storici ai sassoni si trovano nelle fonti scritte romane. Gli autori classici come Claudio Tolomeo nel II secolo d.C. fanno riferimento ai Sassoni nei loro documenti, descrivendoli come pirati e abitanti delle coste. Durante il III e il IV secolo d.C., i Sassoni erano noti per le loro imprese di pirateria nel Mare del Nord e nel Canale della Manica. Le incursioni dei pirati sassoni disturbarono a tal punto i romani che la costa dell'Impero Romano nel Canale della Manica fu chiamata Litus Saxonicum, che significa Costa dei Sassoni, riconoscendo la costante minaccia degli attaccanti sassoni. Con l'espansione dell'Impero Romano verso nord e verso est, iniziarono ad esserci maggiori interazioni con le tribù germaniche. In diversi contesti i sassoni e i romani interagirono, soprattutto come avversari, durante gli ultimi secoli dell'Impero Romano. Tale interazione fu caratterizzata da scontri, negoziati e, occasionalmente, alleanze. Con l'indebolimento dell'Impero Romano interno a causa di crisi economiche, politiche e militari, i confini divennero più suscettibili alle incursioni delle tribù barbariche, tra le quali spiccavano i Sassoni per la loro rapida espansione territoriale. I Sassoni si unirono ad altre tribù germaniche in diverse occasioni per saccheggiare il territorio romano, in particolare nelle regioni della Gallia, nell'attuale Francia. Come molte altre tribù germaniche, alcuni Sassoni furono arruolati dai Romani come federati, stati stranieri, regni clienti o tribù barbare a cui l'impero forniva vantaggi in cambio di aiuti militari. Ciò comportava la stipula di accordi con i capi tribù, consentendo loro di insediarsi nei territori romani in cambio del servizio militare. In molti casi questi sassoni difendevano i confini romani contro altre tribù germaniche e invasori. Durante il periodo comunemente noto come invasioni barbariche, che iniziò intorno al IV secolo d.C. e continuò fino al IX, diverse tribù germaniche e altri insediamenti barbari si spostarono o attaccarono i confini dell'Impero Romano. Tra questi vi erano i Sassoni, che svolsero un ruolo sostanziale nella riconfigurazione della mappa politica e culturale dell'Europa occidentale. La migrazione dei Sassoni in Britannia è un episodio decisivo nella storia della formazione dell'Inghilterra e, per estensione, delle isole britanniche. Mentre la Britannia era sotto il controllo romano, l'isola fu pesantemente murata contro le invasioni e si affermò come una provincia romana sviluppata, con città, strade e infrastrutture. Tuttavia, alla fine dell'Impero Romano, con l'esaurirsi delle risorse, l'esercito romano iniziò a ritirarsi dalla Britannia. I primi contatti dei britanni con i Sassoni e altre tribù germaniche come gli Angli e gli Juti sono probabilmente dovuti al loro ruolo di mercenari. Secondo alcuni fonti, come la storia ecclesiastica del popolo inglese di Beda, un monaco inglese che visse nel regno di Northumbria, scritta nel 731 d.C., i capi britannici incaricarono dei guerrieri sassoni di difendere la Britannia dalle invasioni, soprattutto dai Pitti del nord. Invece, quello che era iniziato come un ruolo difensivo si trasformò gradualmente in un'opportunità di colonizzazione. I Sassoni, notando la ricchezza e le terre fertili della Britannia, iniziarono a migrare in numero sempre maggiore, spesso attraverso il Mare del Nord. Queste tribù germaniche iniziarono presto a fondare i propri regni in Gran Bretagna, soppiantando o assimilando le popolazioni celtiche e romano-britanniche esistenti. Il termine anglosassone descrive la fusione dei due principali gruppi germanici, gli Angli e i Sassoni, oltre agli Juti e probabilmente ad altre tribù minori che migrarono in Gran Bretagna. Alla fine, i territori controllati da questi invasori germani
germanici si unirono in diversi regni, che comprendevano il Wessex, la Northumbria, la Mercia, l'Anglia orientale, l'Essex, il Sussex e il Kent. Questi regni avrebbero poi costituito la base dell'Inghilterra medievale. La migrazione sassone in Gran Bretagna portò a grandi cambiamenti nella cultura e nella lingua della regione. L'inglese antico, la lingua dei sassoni e degli angli, sostituì gran parte delle lingue romano-britanniche e celtiche precedentemente parlate nella regione. La cultura anglosassone, che fonde le tradizioni germaniche con elementi celtici e romani, prese il sopravvento. Il poema epico Beowulf è il più famoso esempio sopravvissuto di letteratura anglosassone e fornisce una visione della cultura, dei valori e delle credenze eroiche dell'epoca. Inoltre, molti altri testi, come la cronaca anglosassone, conservano una preziosa testimonianza della storia e della vita di questo periodo. In origine i sassoni seguivano una religione politeista germanica, venerando divinità come Odino, chiamato Woden in inglese antico, e Thor, che si chiamava Tunor. A partire dalla fine del VI secolo, i sassoni in Gran Bretagna iniziarono a convertirsi al cristianesimo, portando alla fusione di pratiche e credenze pagane e cristiane. Questa cristianizzazione fu ulteriormente accelerata dalle missioni religiose, come quella di Sant'Agostino, inviata in Britannia da Papa Gregorio nel 957. Questo cambiamento religioso ebbe un profondo impatto sulla cultura, sull'arte e sulla politica dei regni sassoni. L'arte sassone è rinomata per la dettagliata lavorazione dei metalli, in particolare dei gioielli e delle armi. Il tesoro di Sutton Hoo, ad esempio, comprende un vaso funerario con ornamenti sofisticati e sontuosi che riflettono una società con abili artigiani e una potente elite. La società sassone era gerarchica, con re o capi al vertice, seguiti da una classe di combattenti e poi dalla popolazione in generale. La lealtà e il servizio militare erano al centro delle relazioni sociali. I regni sassoni della Britannia hanno generato una serie di importanti re che hanno lasciato un segno nella storia inglese. I sassoni svilupparono sistemi legali codificati. Questi, spesso associati al re come il Codice di Alfredo, riguardavano una serie di questioni sociali e penali e molti dei loro principi sono rimasti nelle tradizioni giuridiche moderne. Le prime incursioni vichinghe nella Britannia anglosassone si verificarono alla fine dell'VIII secolo. Il più importante di questi primi attacchi fu l'assalto al monastero di Lindisfarne nel 793, un evento che molti storici considerano l'inizio dell'età vichinga della Gran Bretagna. Le incursioni divennero più frequenti e intense nel IX secolo. I vichinghi non solo saccheggiarono, ma iniziarono anche a stabilire insediamenti permanenti. Gran parte della Gran Bretagna orientale e settentrionale, comprendente parti significative della Northumbria, dell'Anglia orientale e della Mercia, cadde sotto il controllo vichingo. Quest'area, sotto il dominio vichingo, è spesso indicata con il nome di Danelaw. Fu sotto la guida di re Alfredo il Grande che il Wessex resistette con successo alle incursioni vichinghe. Particolarmente cruciale fu la battaglia di Edington dell'878, in cui Alfredo sconfisse l'esercito vichingo e consolidò la resistenza sassone. In seguito, il trattato di Wedmore tra Alfredo e il capo vichingo Guthrum delineò i confini tra il Wessex e il Danelaw. I figli di Alfredo, in particolare i re Edoardo il Vecchio e Æthelstan, presero campagne per riconquistare i territori sotto il controllo vichingo. Intorno alla metà del X secolo, gran parte del territorio del Danelaw era stato riassorbito nei regni anglosassoni. Nonostante i regolari conflitti, si verificò una sostanziale fusione culturale tra i sassoni e i vichinghi. Ciò è evidente nella lingua, nell'arte, nel governo e in altri aspetti della società. Molte parole di origine norrena entrarono nel vocabolario inglese, ad esempio, e tratti del sistema giuridico vichingo furono incorporati nel diritto anglosassone. L'unione dei regni sassoni in Gran Bretagna è un processo che durò diversi secoli e si concluse con la fondazione del Regno d'Inghilterra. Questo cambiamento comportò molteplici battaglie, alleanze, tradimenti e fusioni politiche. Il re Æthelstan, figlio di Edoardo il Vecchio e nipote di Alfredo il Grande, è spesso considerato il primo re d'Inghilterra. Durante il suo regno, Æthelstan estese il suo controllo sui rimanenti regni celtici indipendenti e sui regni vichinghi del nord. Il tutto culminò nella battaglia di Brunanburh del 937, una vittoria decisiva per Æthelstan contro una coalizione di scozzesi, bretoni e vichinghi. Dopo questa battaglia, fu riconosciuto come re di quasi tutta l'Inghilterra. L'epoca sassone terminò bruscamente nel 1066 con
con l'invasione normanna guidata da Guglielmo il Conquistatore. La fatidica battaglia di Hastings, il 14 ottobre 1066, si concluse con la vittoria dei Normanni e la morte di Harold II, l'ultimo re sassone. Dopo il trionfo di Hastings, Guglielmo marciò verso Londra, incontrando una resistenza minima. Fu incoronato re d'Inghilterra nell'abbazia di Westminster il 25 dicembre 1066, inaugurando una nuova era della storia inglese definita dall'influenza normanna. I sassoni svolsero un ruolo significativo nel plasmare la Gran Bretagna medievale, la cultura e la storia britannica. L'eredità sassone è di vasta portata e perdura tuttora, influenzando la cultura, la lingua, la geografia e l'identità dell'Inghilterra.